Amnesia Dozer, undicesima giornata di Serie B, la seguita per noi Ruggero My City. Ciao Pietro, è una sfida di bassa classifica fra Amnesia e Dozer. Dozer che si trovano in zona playout, ma vincendo potrebbero raggiungere la zona tranquillità e perché no puntare anche all'ultimo posto della zona playoff, mentre gli Amnesia hanno sempre perso e rincorrono questa benedetta prima vittoria. Vedremo se la pausa che c'è stata la scorsa settimana gli sarà servita. Iniziano però malissimo gli Amnesia, che vanno subito in svantaggio con il gol di Cilano, che dopo una prima mischia in area Amnesia subito trova il tiro vincente che spiazza Bruno e porta appunto in vantaggio i bianco-blu. Rispondono però gli Amnesia con una grande parata di Marino su un tiro di Cavati dal limite, però poi sono i Dozer a provare il gol con un Bruno in uscita disperata su Cilano e poi ancora una grande parata di Bruno ancora su Cilano, molto ispirato in questo inizio, ma clamorosamente gli Amnesia trova il pareggio con un gol strepitoso di Cavati, che in contropiede tocca morbidamente a scavalcare Marino in uscita, e quindi 1-1 per gli Amnesia che si rilanciano in questa gara. E quindi Trizzino, lanciato in contropiede, caccia su Marino in uscita, la palla arriva sui piedi di Kevin che a porta sguarnita colpisce il palo e gli Amnesia vanno vicinissimi al gol. Ma all'ottavo, dalla rimessa laterale susseguente a questa azione, Kevin corregge in rete un tiro sporco di Trizzino e quindi porta in vantaggio gli Amnesia 2-1 e diventano 3-1 due minuti dopo, quando Raimondi approfitta di un gran break di Kevin, servizio al momento opportuno appunto per Raimondi, che beffa Marino in mezzo alle gambe e porta più due sui Amnesia. Ma gli Amnesia sono in un momento veramente di spolvero. Due minuti dopo Trizzino sradica palla a Filesia, si inserisce Raimondi che però pizzica attraverso con un tocco di punta, anche sfortunati gli Amnesia, perché al 14° c'è il palo di Trizzino dopo un'azione quasi comica, dopo aver vinto circa 4 rimpalli con Marino e Gebbia in difesa. I Dozer in questo frangente sono veramente inguardabili, messi malissimo in campo e soprattutto in difesa. Avanti Cilano è ben chiuso da un instancabile Kevin che si fa valere in questa occasione, ma dopo questo primo 15 minuti in cui Amnesia hanno sfiorato il 4-1 per ottenere finalmente la prima vittoria, accadono i 3 minuti shock della gara che decideranno la gara, perché dopo una micidiale parata di Bruno che ha un riflesso spaventoso sulla botta di Marinini arriva il 20° e saranno 3 minuti veramente assurdi per quello che succederà. Siamo al 20° e i Dozer vanno su 3-2 con un gol di Fileccia, un tiro imprendibile sotto il 7, in un po' nulla in questo caso Bruno. Passano 2 minuti e Cilano, ottimo 1-2 con Marinini, tocco da un metro, non può sbagliare ed è il gol del 3 pari. Battono gli Amnesia, perdono palla e fotocopia del gol del 3-2 e del 3 pari, che porta ancora Cilano a scambiare con Marinini e a toccare in rete il gol del 4-3, tripletta per uno fantastico Cilano, fantastico anche Marinini con 2 assist. Gli Amnesia sono clamorosamente sotto dopo essere stati sul 3-1. Finisce qui il primo tempo, Dozer galvanizzati da questo splendido 1-2-3 dei suoi giocatori, riprende il secondo tempo con Kevin lanciatissimo in contropiede, serve Cavati che è troppo defilato, tira sull'esterno della rete. Poi al 9° buona occasione per Gebbia che calcia malissimo, i ritmi però sono molto più blandi in questa ripresa. Dobbiamo aspettare il 14° per un'occasione che capita a Cavati a un passo dal pareggio, diagonale fuori di nulla per gli Amnesia che sfiorano appunto il pareggio. Non vogliono perdere oggi Amnesia, ci proveranno in tutti i modi, ma al 14° il loro portiere Bruno a porsi a un tiro di Trapani. Poi al 18° Kevin scatta in contropiede, dribbla tutti ma colpisce malissimo la palla, era una buona occasione questa per il pareggio degli Amnesia. Un minuto dopo ancora gli Amnesia con una punizione di Cavati, Marino respinge con i pugni e salva i suoi Dozer. Nel finale Bruno salverà in uscita i suoi Amnesia, prima su un'uscita bassa su Marinini e poi Trapani si divora un facile contropiede 2-0. Finisce quindi il 4-3 per i Dozer, che sfruttano come ho detto i 3 momenti di shock di questa gara e superano gli Amnesia. I Dozer che quindi dovrebbero ottenere la zona tranquillità con questa vittoria importantissima, mentre gli Amnesia molto sfortunati oggi, forse meritavano ben più di questa sconfitta, ma anche oggi vengono appunto superati da un'altra squadra e quindi per loro l'ultima posizione penso sia mai certa. E vabbè, ormai il campionato è quasi finito e allo scadere. Grazie a Ruggero, ci vediamo alla prossima. Ciao Pietro.